tema di oggi. Quindi, tema di oggi sarà quindi l'introduzione a Kubernetes, introduzione a Kubernetes per principianti. Target principale, chiaramente, sviluppatori. Quindi non è diciamo, l'introduzione di oggi, per i sistemisti, però comunque può essere una base d'inizio. Per chi volesse le slide, ho creato questo link, bit.ly. Quindi bit.ly slash, quindi slide trattino PUG trattino more, quindi more. Mostrerò il link anche più tardi. Per chi volesse mettersi in contatto con me per qualsiasi motivo, non so, dubbi, domande, chiaramente sono raggiungibile su LinkedIn. Il mio indirizzo email lo vedete qua e lo rivedrete un pochino più avanti. Chiaramente sono attivo anche su Twitter. Sentitevi liberi nel caso, quindi voleste contattarmi. Quindi l'introduzione è già stata fatta, quindi questa qua possiamo risparmiarcela. Da alcuni mesi, quest'anno, una cosa quindi che ho un progetto che ho lanciato nella mia attività, è un progetto quindi di un corso di base introduttivo su Kubernetes per gli sviluppatori. Questo corso si trova su Udemy e forse vediamo dopo, magari ci sarà qualche sorpresina. E diciamo che questo è il primo corso totalmente in italiano sul tema. Partiamo con le cose più importanti. Innanzitutto vorrei partire con un piccolo quiz, ok? Quindi potete prendere i vostri cellulari, inquadrare il codice QR oppure col computer o col telefono, quindi andare su slido.com e mettete il codice no, 933 66, che sembra quasi una televendita delle pentole. Ok, e quindi adesso vorrei capire un attimino, magari lasciamo un 20-30 secondi ai nostri partecipanti per rispondere. In modo da, diciamo, questo mi serve per cominciare a tarare diciamo, il livello di approfondimento. Speriamo che non ci sia qualcuno che ha 6 mesi o più di studio o di esperienza con Kubernetes. In quel caso potreste rimanere un pochino delusi, forse. Non ci sarà tanta roba nuova, ma per ora sta andando più che bene. Quindi vedo che gran parte comunque non ha esperienza, sta iniziando a studiarlo o comunque ha pochi mesi di esperienza. Ok, quindi diciamo che abbiamo il pubblico perfetto. Mi raccomando, quindi, vabbè, tenete vicino il cellulare perché poi, diciamo, alla fine di queste slide ci sarà anche un piccolo quiz di apprendimento. Partiamo con i concetti teorici, ok? Partiamo quindi da cosa è successo negli ultimi, diciamo, 10-15 anni. Se partiamo dalla parte sinistra, ok, qua in realtà posso mettere anche il puntatorino. Ok, se partiamo dalla parte sinistra, ok, siamo nel contesto delle macchine virtuali. Quindi abbiamo un'infrastruttura, ok, e su questa vengono installati degli hypervisor, che sono dei concetti introdotti da VMware, quindi all'inizio degli anni 2000. Gli hypervisor che cosa ci hanno permesso di fare? Ci hanno permesso di virtualizzare l'infrastruttura, quindi a partire da infrastruttura bare metal, diciamo, possiamo creare quindi delle macchine virtuali. E quelle che vedete qua, quindi in rosso, arancio e questo verdino, ok, sono sostanzialmente tre macchine virtuali. Tre macchine virtuali, come notate, ognuna ha una copia del sistema operativo. Quindi questo è ciò che è stato utilizzato prima dei container. Ci ha permesso quindi un ciclo di rilascio del software più, diciamolo così, più frequente, più agile, però comunque non era ottimale. È stata quindi introdotta la tecnologia dei container, ok? I container sono stati resi molto popolari nel 2013 da Docker, ok?
Ma in realtà pensate che i container esistevano già da 6-7 anni, ok? I container Linux, ok? I container all'interno del kernel del sistema operativo Linux. Questi sono stati introdotti perché? Sono stati introdotti da aziende del calibro di Google, del calibro di Facebook, perché? Perché loro dovevano gestire una quantità di carico e quindi dovevano scalare in una maniera enorme. E soprattutto dovevano rilasciare funzionalità in maniera continua. Quindi, per noi in realtà sono arrivati nel 2013 e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto un layer all'interno del sistema operativo e questo si chiama Container Engine. Quindi il più comune che avrete utilizzato o ma comunque ne avrete sentito parlare è sicuramente Docker. Quindi il container engine che cosa ci permette di fare in sostanza? Ci permette di virtualizzare, ma in questo caso è una virtualizzazione non a livello fisico, come l'hypervisor, che ci permette di virtualizzare la CPU, ci permette di virtualizzare la memoria e così via. In questo caso il container engine, ad esempio Docker su Linux, ci permette di virtualizzare le risorse all'interno del sistema operativo. Questo che cosa significa? Virtualizzare le risorse all'interno del sistema operativo. Possiamo creare degli stack, per esempio, virtuali di rete. Possiamo creare dispositivi virtuali e possiamo isolare gli applicativi. E questi non sono altro che sostanzialmente i container. E qua vediamo i nostri container, quindi application, quindi l'applicazione 1, applicazione 2 e applicazione 3, qua a destra in verdino. Abbiamo sostanzialmente tre container, ok? Il container quindi è un modo di impacchettare e di far girare un applicativo in maniera con un'alta densità, ok? Alta efficienza e chiaramente in maniera molto più leggera rispetto alla macchina virtuale. Questo perché? Perché il container non deve avere necessariamente la copia del sistema operativo, come avveniva all'interno delle macchine virtuali, in cui andavo a virtualizzare l'hardware. Quindi, in questo caso, come possiamo vedere comunque un container? Se dovessi dare una definizione, diciamo, a una persona, diciamo così, un po' più anziana o una persona non del settore, questa è la mia definizione di un container. Un container non è altro, quindi, che un processo quindi in esecuzione all'interno del kernel Linux, che ha degli occhiali. Gli occhiali della realtà virtuale. Quindi il nostro processo non vedrà la realtà vera che c'è all'interno del sistema operativo. Ad esempio, non vedrà lo stack di networking reale, vedrà magari uno stack virtuale, non vedrà tutta la lista dei processi, avrà delle risorse limitate in termini di CPU e memoria. Quindi abbiamo il nostro processo classico, un software in esecuzione all'interno di Linux, e questo viene, diciamo, isolato attraverso questi occhiali. Le funzionalità che vengono utilizzate all'interno del kernel Linux, quali sono? Sono i cosiddetti cgroups, quindi i control groups, e i namespaces. Control groups ci permettono di limitare le risorse associate, e namespaces ci permettono di virtualizzare le risorse all'interno del sistema operativo. E tutto questo, quindi questa combinazione di cgroups e namespaces, ci permettono quindi di segregare i processi. Quindi poter eseguire più applicativi, più magari microservizi o anche monoliti all'interno dello stesso sistema operativo in maniera completamente isolata. Questo significa container, un processo isolato dagli altri processi in esecuzione all'interno del kernel. Ovviamente i container più famosi sono quelli Docker, perché è stata la prima tecnologia mainstream famosa, ok? Chiaramente non è l'unica. E teniamo presente che addirittura Docker recentemente è stato deprecato all'interno di Kubernetes. Quindi comunque dalla versione 1.22 di Kubernetes Docker non è più supportato. Si utilizzano altri container runtime che sono quindi conformi allo standard CRI, quindi Container Runtime Interface. Sappiamo
che gli sviluppatori quindi si trovano bene e diciamo apprezzano i container. Ok, questo perché apprezzano i container sostanzialmente perché sono portabili, quindi li possiamo trasportare dalla mia macchina al cloud e l'applicativo si comporta esattamente alla stessa maniera. Ok, impacchettiamo il nostro applicativo in un container in maniera efficiente, immutabile e lo trasportiamo nei vari environment. Ok, questo che cosa quindi, cosa, questo trasporto dell'applicativo attraverso una pipeline magari di CI/CD, che cosa ci permette di fare? Ci permette quindi di andare verso la continuous delivery, il deployment quindi agile, e quindi ovviamente questo è il percorso ideale per i microservices, quindi i nostri microservizi in italiano. È facile, ok, far girare uno o due container, tre container, ok, alcuni container sulla nostra macchina. Pensiamo però a dover far girare centinaia, migliaia di container su una batteria di macchine virtuali on-premise o sul cloud, ok? E diventa ingestibile, ok, senza un sistema di automazione. E in questa immagine che cosa vediamo? In questa immagine vediamo quindi il porto merci di Rio, okay? Di Rio de Janeiro. Sostanzialmente questo secondo me rende l'idea, perché noi abbiamo tanti container, okay, ma questi singolarmente, diciamo, cioè, devono essere gestiti poi, e quindi per poterli gestire serve un'infrastruttura. E questi sono gli orchestratori di container, lo standard ormai di fatto. È sostanzialmente Kubernetes. Ce ne sono stati altri come Apache Mesos, ma chiaramente anche Docker Swarm per un certo periodo, ma ormai Kubernetes, diciamo, da diversi anni ha preso, diciamo, il sopravvento ed è la tecnologia che viene utilizzata ovunque. Quindi sostanzialmente non ha quasi senso studiare ormai tecnologia come Mesos o come Docker Swarm. Diciamo che il mercato ormai è dominato da Kubernetes. Cioè, Kubernetes quindi che cosa ci permette di fare come orchestratore di container? Ci permette di chiaramente di far girare i container in maniera scalabile, in maniera resiliente, farli girare su una batteria quindi di macchine virtuali. Ok? Kubernetes chiaramente supporta diversi container runtime, in passato Docker, adesso chiaramente altri runtime come Containerd e Cryo, ma se noi siamo degli sviluppatori, in realtà questo non ci interessa più di tanto, soprattutto se abbiamo un cluster gestito. Kubernetes deriva dall'esperienza di Google, che ha introdotto sistemi del genere per gestire applicativi del calibro di Google Mail, Google Maps, YouTube, cioè chiaramente potete immaginare il livello di scalabilità e di resilienza richiesto per questo tipo di applicativi. E il tutto, diciamo, è stato garantito da sistemi che poi hanno ispirato Kubernetes. E può essere installato chiaramente sia sui data center, diciamoli così, in casa, quindi on-premise, oppure anche sul cloud pubblico, Google Cloud, Azure, AWS. Ora, qual è secondo me il concetto, okay, il concetto fondamentale di Kubernetes? Il concetto più importante è, secondo me, o almeno uno dei più importanti, è la possibilità di poter astrarre l'infrastruttura sottostante. Quindi cosa significa? Noi come sviluppatore non siamo interessati al sistema operativo, le macchine, le CPU, tutta la parte di infrastruttura. A noi che cosa interessa? A noi interessa avere, come in questa immagine, se partiamo dalla parte destra, avere il nostro orchestratore, la nuvola, interagire con il nostro orchestratore Kubernetes attraverso delle REST API, qua nella nuvoletta rossa al centro, e noi siamo questi utenti qua. Quindi noi andiamo a interagire e gli diciamo: guarda, io voglio far girare il mio microservizio, voglio far girare un web server Nginx, e basta. Il nostro orchestratore si prenderà carico dell'applicativo, lo farà girare in maniera scalabile e resiliente. Questo è quello che ci interessa. Ok, come sviluppatori. Non mi importa se le macchine virtuali sottostanti, perché poi alla fine chiaramente c'è l'infrastruttura.
Non ci interessa se girano on-premise nel nostro data center in cantina o se girano su Google Cloud. Non importa, ok? A noi importa che il nostro applicativo sia up and running e che faccia, diciamo, che fornisca un servizio ai nostri clienti. Tenete presente, Kubernetes è un sistema totalmente dichiarativo. Che cosa significa? Io dichiaro lo stato. Voglio far girare il mio microservizio che gestisce l'inventario di un e-commerce, ok? Fammelo girare in maniera scalabile con diverse repliche distribuite magari in diversi data center con regole a piacere, ok? Fammelo girare, a me non interessa come, ok? Questo è il compito di Kubernetes. A me interessa sviluppare, andare a fornire la configurazione a Kubernetes, sviluppare il mio microservizio containerizzato e dire a Kubernetes: guarda, fammelo girare. Poi non mi interessa come, quando e perché. Quindi questo è il concetto di sistema dichiarativo. Io cerco di paragonare Kubernetes, diciamo, cerco di descrivere Kubernetes come il sistema operativo del cloud. Ok? Sistema operativo del cloud perché? Perché il nostro sistema operativo, ad esempio Linux, sulla nostra macchina gestisce le risorse, ok? Di una macchina in locale o di una VM. Kubernetes è un sistema, invece, è una sorta di, diciamo, di mantello che noi andiamo a mettere su una batteria di macchine virtuali, andando a creare appunto quella nuvoletta verde, questa qua, ok? E va ad allocare in maniera efficiente, in maniera dinamica, le risorse di queste macchine virtuali. Va a allocare i container, va a spostarli, va a scalarli quindi verso il basso, verso l'alto in funzione del traffico. Questo viene totalmente gestito dal nostro orchestratore, ok? Quindi il nostro obiettivo è solamente sviluppare il container, creare una configurazione che sarà in formato YAML e Kubernetes gestirà il tutto. Andiamo a vederne brevemente l'architettura, ok? Ora, l'architettura è questa. Partiamo quindi dalla sinistra. Abbiamo gli utenti. Noi siamo questi utenti qua. Vogliamo interagire col nostro cluster Kubernetes. Cluster Kubernetes è composto da due parti fondamentali. La prima parte, che è quindi questo rettangolino qua, diciamo in rosso, che non è altro che l'intelligenza di Kubernetes, il cervello di Kubernetes. E questi generalmente, allora qua per semplicità c'è solamente un blocchetto, ma ovviamente in qualsiasi scenario reale avremo più macchine. E questi vengono chiamati nodi master, ok? Nodi master abbiamo detto che sono il cervello di Kubernetes. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo i muscoli. Se questo era il cervello, abbiamo qua i muscoli che fanno il lavoro sporco, fanno girare i container. E queste, diciamo, sono queste macchine in verde. In questo caso abbiamo quindi tre macchine e questi vengono chiamati nodi worker. Se pensiamo nuovamente al nostro cervello, al nostro nodo master in questo caso, ci sono alcuni componenti. Un server API, ok? Che quindi deve esporre delle API REST e noi andremo a interagire attraverso queste API. Abbiamo un altro componente che, se notate, è di un colore diverso, etcd, che è un key value store distribuito, quindi una sorta di mappa, quindi chiave valore distribuito. Probabilmente avrete sentito anche parlare di sistemi simili come Zookeeper, anche Redis sostanzialmente. E questo è lo storage di Kubernetes. È di un colore diverso perché può essere esternalizzato per motivi di alta affidabilità, essendo un sistema stateful. Avendo meccanismi di quorum, ok? E utilizzando meccanismi quindi di leader election protocolli come il Raft nei sistemi distribuiti, questo chiaramente può essere esternalizzato. È creato un cluster di storage separato. In questo caso pensiamolo all'interno del master. Abbiamo poi un componente che si chiama scheduler. Lo scheduler non fa altro che quindi allocare i nostri container sulle macchine virtuali qua a destra, ok? Tenendo conto chiaramente di tanti parametri, l'algoritmo è abbastanza complicato e noi possiamo anche andarlo a istruire
in modo da poter effettuare lo scheduling dei nostri applicativi, magari perché per un qualsiasi motivo voglio essere resiliente, magari voglio distribuire i miei microservizi tra diversi data center, magari sul cloud, chiaramente posso farlo. E lo scheduler si occupa proprio di questo. Allocare i nostri container, i nostri magari microservizi, sulle macchine virtuali worker. Abbiamo poi una serie di controller. I controller ci permettono di essere dichiarativi, ok? Dichiarativi quindi nell'ottica di dichiarare lo stato e raggiungerlo, ok? Io voglio far girare un microservizio con tre repliche, il mio carrello dell'e-commerce rappresentato da un microservizio che deve avere tre repliche che girano magari su macchine virtuali in data center diversi. In questo caso, per poter raggiungere lo stato desiderato, ci sono dei controller. I controller sono degli piccoli, anch'essi microservizi, che vanno a fare che cosa? Vanno a vedere, allora, qual è lo stato desiderato dagli utenti? Qual è lo stato attuale del nostro sistema? Ad esempio, il microservizio del carrello ha una sola replica, ma il nostro utente ne vuole tre. Quindi i controller devono intraprendere delle azioni per portarci alla situazione desiderata, dopo che chiaramente il nostro container è stato assegnato alle macchine virtuali da parte dello scheduler. Se pensiamo ai nostri nodi worker, abbiamo detto i muscoli, okay, che fanno girare gli applicativi. Sono dotati di un agente particolare che si chiama Kubelet. La Kubelet è un agente che fa sì che le macchine virtuali appartengano al cluster e soprattutto interagisce chiaramente con il container runtime. Quindi comunica la Kubelet che sta sui nodi worker, comunica con il cervello, ok? È come il sistema nervoso, ok? Che connette il cervello ai muscoli. Ok? La Kubelet fa lo stesso, connette quindi i master ai muscoli, i nodi worker, e interagisce, pensiamo ad esempio con Docker, dicendogli fai girare un container, ok? In base alle istruzioni del nostro cervello. Andiamo a vedere, quindi abbiamo parlato di Kubernetes, dell'architettura, abbiamo detto che espone delle REST API e andiamo a parlare quindi delle risorse che vengono gestite da Kubernetes, risorse quindi dell'API REST di Kubernetes per rappresentare i nostri applicativi. La risorsa fondamentale si chiama pod, ok? Il pod in natura è un gruppo di balene e come potete capire l'analogia, il pod non è altro che su Kubernetes un gruppo di uno o più container, ok? Uno o N, generalmente uno, due, ma massimo tre in base ai tipi di pattern, ma non ci sono limiti in sostanza. Quindi un gruppo di uno o N container che condividono che cosa? Condividono l'indirizzo IP chiaramente virtuale, e condividono la persistenza. Questo gruppo di uno o più container impacchettati all'interno di un pod sono l'unità di scheduling, ciò che viene allocato dal nostro cervello, dai nodi master, viene schedulato, ok? E ciò che viene schedulato non è altro che il pod, quindi come uno o più container. Nella gran parte dei casi probabilmente vi ritroverete con un solo container per pod, ok? Un microservizio che gestisce il carrello, che gestisce le immagini dei nostri prodotti dell'e-commerce. Un container, un pod. Poi ci sono chiaramente casi più avanzati e in quei casi si possono avere più container, ad esempio container Docker all'interno di un pod. Teniamo presente che il pod è un'entità effimera. È un'entità che per definizione, quindi degli applicativi cloud native, va e viene. Può essere deployata, può essere scalata verso l'alto, verso il basso, un pod può essere spostato su un'altra macchina. Una macchina virtuale può andare in crash e si porta giù tutti i pod che ci aveva dentro e devono essere spostati da Kubernetes su un'altra macchina virtuale, magari in un altro data center. Chiaramente
Tutto questo quindi ci fa capire che il pod è dotato di un indirizzo IP, ma questo indirizzo IP è effimero, può cambiare nel tempo. Qua quindi andiamo a vedere che cosa succede all'interno del cluster. Abbiamo una rappresentazione un po' diversa, ma è sostanzialmente quella simile a quella di prima dell'architettura. Nodi master, quindi cervello, nodi worker, quindi i muscoli. E qua che cosa vediamo? Il nodo master, per semplicità 1, va a dire, prendo questo rettangolino verde, il mio pod, e lo vado ad allocare su questa macchina virtuale, perché ha abbastanza CPU, perché rispetta certe caratteristiche. Se questa macchina dovesse andare giù, Kubernetes se ne accorge dopo un certo timeout e va a spostare, quindi chiaramente andrebbe a spostare il pod o su questa macchina numero 2 o su questa macchina numero 3. Quindi, questo, come vedete, è il concetto quindi dell'architettura, in questo caso è applicato quindi allo scheduling. E abbiamo detto che il nostro pod in verde è un gruppo di uno o più container. Il pod, essendo chiaramente una risorsa delle REST API, viene rappresentato come o in JSON, ma è un pochino più difficile da leggere, oppure generalmente con una definizione con la sintassi YAML, ok? Ora, in questo caso quindi vediamo una rappresentazione YAML di un pod. Quindi abbiamo un riga numero 2, kind pod, la tipologia di risorsa che appartiene all'API REST di tipo V1, ok? Immagino che quasi tutti abbiate avuto a che fare con REST API. Al pod sono associati dei metadati, andremo a vederli meglio più avanti, e poi ci sono quindi delle specifiche. E come vedete, abbiamo la riga numero 8, una lista di uno o più container. Questo chiaramente per sintassi YAML, quindi essendoci il trattino è sostanzialmente un array, in questo caso abbiamo un array di un elemento, un array JSON di un elemento. E in questo caso abbiamo la nostra immagine che di default viene presa da GitHub, che è l'immagine di Nginx, ok? Quindi web server classico Nginx. Quindi qua, ricapitolando, abbiamo la rappresentazione YAML di un pod, ok? Un pod con un container Nginx, con dei metadati, quindi coppia, chiavi, valore. Questa definizione YAML viene data in pasto al nostro cervello, quindi ai nodi master, e il nostro cluster andrà a far girare questo applicativo. Noi non ci dobbiamo preoccupare di nulla. Quindi io in maniera dichiarativa qua, con questa dichiarazione YAML, vado a dire, guarda, fammi girare questo pod. E lui si occuperà di farlo girare. Quindi questo era il concetto di pod. Abbiamo poi il concetto di namespace. Allora, qua abbiamo quindi il nostro cluster Kubernetes. Il nostro cluster può essere affettato in partizioni logiche. E qua vediamo ad esempio tre partizioni logiche, con tre rettangoli con dei colori diversi. Quindi chiaramente il nostro cluster può essere affettato in partizioni logiche. E perché c'è questo concetto? Abbiamo questo partizionamento logico perché? Perché magari io voglio suddividere il cluster che viene utilizzato per applicativi distinti, magari per team distinti, ok? O addirittura ambienti, environment distinti. Quindi io in teoria posso far girare un ambiente di test, un ambiente di pre-prod magari sullo stesso cluster Kubernetes utilizzando i namespace, quindi andando ad affettare il nostro prosciutto, ok, in diverse partizioni logiche, e chiaramente può essere utilizzato anche eventualmente da diversi team che vanno a utilizzare lo stesso cluster per motivi di efficienza, e magari abbiamo due team, ognuno sviluppa un certo numero di microservizi, magari, e questi sviluppano in piena autonomia sullo stesso cluster. E oggetti dell'API REST come i pod girano, chiaramente sono associati a questi namespace, alle partizioni logiche, e andremo a vederlo meglio con una demo. Quindi, qua, fino adesso che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto quindi l'architettura del cluster,
Abbiamo visto l'oggetto più importante, l'oggetto fondamentale dell'API REST, e chiaramente abbiamo visto il concetto di partizionamento del cluster. Anch'esso, ovviamente, è un oggetto come tutto ciò che c'è su Kubernetes, è un oggetto dell'API REST esposti dai nostri nodi master. E qua rivedete chiaramente link alle slide e anche la mia mail. Ora andiamo a introdurre l'ultima carrellata di concetti, quindi prima della demo live. Concetto di metadati, metadati che abbiamo detto associati ai pod, quindi label e selector. Questi metadati, ok, vengono assegnati agli oggetti REST, ok, i nostri oggetti gestiti da Kubernetes, e sono sostanzialmente delle coppie chiave-valore. Possiamo pensare a una mappa chiave, valore, e vengono utilizzati perché? Per poter raggruppare e cercare i nostri oggetti, ad esempio i pod. Andiamo a vedere un esempio. In questo caso, che cosa abbiamo? Abbiamo quattro pod di colori diversi, ok? Ad ogni pod vengono associate delle coppie chiavi valore, key value, app, nginx, environment prod type frontend. Questo si tratta di un esempio puramente indicativo. Quindi ogni pod ha delle sue label. Ora, se io volessi filtrare i pod taggati come backend, potrei andare a filtrare, per esempio, sulla label type backend, e come vedete, qua stiamo evidenziando il pod verde e il pod giallo, ok? Che possono essere filtrati in questa maniera. Possiamo pensarli un pochino come, per chi utilizza i social, come degli hashtag, ok? Degli hashtag che ci permettono di cercare, ok? Possiamo filtrare, ad esempio, in una maniera diversa. Vogliamo filtrare i pod di test. E quindi possiamo utilizzare magari questa label, environment, test. E come vedete, qua stiamo selezionando i due pod sottostanti, quindi il pod blu e il pod giallo. E questo è possibile per mezzo delle label. Questo è un concetto fondamentale su Kubernetes che verrà utilizzato praticamente ovunque. E andremo a vedere dove, o meglio, andremo a vedere alcuni dei casi. Il primo sarà ovviamente questo, il concetto di deployment. Finora abbiamo parlato del pod e basta, ok? Pod e basta, ma in realtà sarà difficile vedere il singolo pod così lasciato da solo in isolamento. In realtà ci sono dei concetti chiaramente ulteriori che si basano sul concetto di pod. È uno dei concetti fondamentali, ovviamente un oggetto dell'API REST di Kubernetes, è il deployment. Il deployment ha due scopi fondamentali. Garantirci di avere un gruppo di pod con un certo numero di repliche. Perché? Perché quasi sarà raro il caso in cui andrete a far girare un pod da solo. Generalmente avrete un deployment, un gruppo di 1, 2, 3, 4, 5 pod, non so, 10 pod, per motivi chiaramente di resilienza e per motivi di scalabilità. Se dovesse andare in crash o andare in crash un applicativo o a magari cadere una macchina virtuale, chiaramente io posso, attraverso il deployment, essere resiliente. Oppure posso reagire magari all'andamento, ai picchi di traffico, attraverso sempre questo oggetto qua. Pensiamo all'e-commerce, che è un esempio molto calzante. Arriva il Black Friday. Il Black Friday ha la necessità, okay, di dover scalare in maniera automatica o in maniera comunque elastica. E questo possiamo farlo senza nessun tipo di problema attraverso il deployment di Kubernetes. Seconda, diciamo, questo era il primo punto. Punto numero due. Il punto numero due ci permette diverse strategie di deployment, quindi strategie di rilascio, di rollout del nostro applicativo, quindi come fisicamente viene rilasciato, deployato il nostro applicativo. E Kubernetes
ci dà due strategie che andremo a vedere. Andiamo a rivedere con un esempio il punto numero uno, ok? Il numero di repliche di un pod. Quindi qua cosa vediamo? Abbiamo il nostro deployment, ok? Il rettangolo esterno. All'interno di questo deployment vediamo tre pod, numero uno, numero due e numero tre. E infatti qua abbiamo specificato tre repliche. Ora, se io, diciamo, noi sappiamo che per il Black Friday il nostro, magari i nostri microservizi che gestiscono le chiamate REST dell'inventario, ok? Quindi tutto l'inventario dei prodotti e magari le immagini dei prodotti, le descrizioni dei prodotti, verranno stressati abbastanza. Quindi io posso andare a scalarli magari aggiungendo un pod. Aggiungo un pod. Inizialmente, come vedete, questo pod ha bisogno di una certa fase di startup, di warm-up, e poi, una volta che il pod è pronto, viene inserito chiaramente nel nostro gruppo di pod. Questo è il concetto, quindi, di numero di repliche. Abbiamo detto, secondo concetto erano le strategie di rollout, ok? Quindi come vado a rilasciare fisicamente il mio applicativo? E Kubernetes di default ce ne dà due. La prima, che è quella più utilizzata e che andremo a vedere sia come nelle slide successive, sia nella demo tra poco, è la cosiddetta rolling update ed è quella di default e la più utilizzata. Rolling update che significa? Rilascio graduale del nostro applicativo senza downtime, ok? E andremo a vederlo con un esempio più dettagliato. Seconda, quella un po' meno utilizzata, la strategia Recreate, che è una strategia che è sostanzialmente caratterizzata da un breve downtime del nostro applicativo. Perché? Perché non verrà rilasciato in maniera graduale, ma in realtà qua verranno buttati giù i vecchi pod, verranno spenti i vecchi pod, fatti ripartire i nuovi, magari la nuova versione V2 con i bug fixes, però chiaramente durante questa fase ci sarà un piccolo downtime. Andiamo a vedere la strategia numero uno che ci viene garantita in maniera automatica di Kubernetes. La strategia di tipo rolling update, ok? Quindi rilascio graduale senza downtime. Abbiamo il nostro deployment con tre pod. Sta facendo girare il microservizio che è con immagine Docker Hello 1, ok? Vogliamo rilasciare la versione 2 che contiene nuove feature, ok? In questo caso cosa fa Kubernetes? Kubernetes ci permette di fare lo shift, di trasportare il traffico dalla versione vecchia alla versione nuova, ok? Andando a spegnere gradualmente i pod della versione V1 e andando gradualmente a far partire i pod della versione V2. Andiamola a vedere con un'animazione. Abbiamo adesso solamente la versione V1. Kubernetes comincia a spegnere, come vedete, i pod sulla sinistra e ad accendere i pod sulla destra. Ok? In questo caso, quindi abbiamo il primo pod. Verrà questo in maniera graduale, come vedete, fatto, quindi acceso un altro pod nuovo a destra e spento una a sinistra, fino a quando, dopo qualche secondo, avrò, diciamo, rilasciato il mio applicativo versione nuova. Ok? Ovviamente, se qualcosa dovesse andare storto, è possibile fare un rollback. E come vedete, qua siamo tornati alla versione 1. Ok, quindi questo è il concetto di rollout di un deployment. Ok, quindi ultimo concetto per questa presentazione teorica, prima di poi passare alla pratica. Questi sono, secondo me, i blocchi fondamentali di Kubernetes. Abbiamo visto, vabbè, partendo dall'architettura, pod, namespace, il concetto di deployment e ora il concetto di service, che questi secondo me sono i quattro pilastri fondamentali di Kubernetes per i principianti. Service non è altro che un load balancer, ok? Quindi un bilanciatore virtuale, ovviamente,
all'interno del nostro cluster Kubernetes, che ci dà quindi, che si pone davanti al nostro gruppo di pod e che va a fare il load balancing, quindi va a bilanciare il traffico attraverso le repliche, sulle repliche dei nostri pod. Avevamo detto che i pod sono entità effimere, hanno indirizzi IP che possono cambiare nel tempo, ma a noi serve un indirizzo IP stabile, l'indirizzo IP del nostro load balancer. Ok? Ora, questo indirizzo IP stabile ci viene garantito dal service e non solo in realtà un indirizzo IP, ma anche un nome DNS, che sarà molto importante per la scoperta, quindi per la resolution dei servizi, per andare a scoprire come chi c'è all'interno del cluster e chi come comunicare con un altro microservizio. Ora, i service possono essere di diversi tipi, ok? Anche nella demo, in questo caso, vedremo solo la tipologia di servizi interni, quindi bilanciatori interni, load balancing, che vivono solamente all'interno del cluster Kubernetes. Chiaramente ci sono altre tipologie più avanzate che ci permettono chiaramente di ricevere il traffico, ovviamente anche dal mondo esterno. Andiamo a vedere quindi un'immagine. Questo è il concetto di service, ok? Il service, come vedete qua in viola, non è altro che un bilanciatore virtuale che sta sui nostri nodi worker e quindi va a instradare generalmente in maniera casuale o round robin, ok? Va a instradare il traffico e i pacchetti sui nostri pod, ok? Questo è il concetto di service. Ora, come fa il service a capire che questi tre pod fanno parte del pool di load balancing? Ovviamente vengono utilizzate le label. Se vi ricordate prima, le label le avevamo messe come metadati, coppie, chiave, valore, che ci permettono di filtrare e di raggruppare. Ok, quindi con questo sostanzialmente si chiude la parte teorica. Per chi volesse le slide, quindi qua vedete appunto il link bit.ly, quindi slash slide trattino pug slash more. Vedete che anche l'email, nuovamente, quindi lasciamo qualche secondo per chi magari si fosse aggiunto più tardi. Quindi a questo link potete scaricare la versione delle slide e questo è il mio contatto email. Chiaramente sono anche raggiungibile su social come LinkedIn. Ora è arrivato il momento, vediamo insomma se sono stato abbastanza chiaro. È arrivato il momento di coinvolgere il pubblico. Adesso parte un quiz, ok? Faremo 5 domande. Ogni domanda sarà mostrata per 20 secondi, ok? E chiaramente qua vediamo, ecco, ci sarà una piccola competizione, vediamo, ci sarà poi una piccola classifica finale. Ok, quindi vi potete unire al quiz, ok? Nuovamente, se non l'aveste già fatto, andando a fare una foto di questo codice QR, ok? Questo non è il Green Pass, tranquilli. Poi abbiamo slido.com e quindi è il secondo modo per potersi unire chiaramente andando su slido.com utilizzando quindi il codice 933 66. Dai, vediamo magari dai di raggiungere qualche partecipante al quiz. Ok, Non boccia Paolo di solito, quindi. sono un po' timidi, dai, aspetto ancora qualche. Poi chiaramente ci saranno anche dei premi in palio, quindi Ricchi premi. è un incentivo in più per unirsi. Dai, direi che siamo praticamente una decina, possiamo partire. Quindi, qual è la risorsa fondamentale schedulata da Kubernetes?
Vediamo un po'. Allora, la risposta giusta è il pod, ok? Quindi 67% ha risposto correttamente. Il pod, abbiamo detto, è un gruppo di uno più container che vengono schedulati, ok? La kubelet è un componente che fa parte dell'architettura, ok? Ma non è ciò che viene schedulato. La kubelet, vi ricordo, è l'agente che sta sui nodi worker, che ci permette di interagire con il container runtime, ad esempio Docker, e che chiaramente interagisce con l'intelligenza del cluster, quindi i nodi master. Domanda numero due. I namespace ci permettono di fare che cosa? Questa è un po' cattiva, forse. Qua sono stato un po' cattivello. Ok, quindi i namespace ci permettono di isolare, ok, sostanzialmente, cioè o me, di dividere, ok, quindi i nostri applicativi e partizionare i cluster in maniera logica. Chiaramente questo è un isolamento, sì, ma sono contento che nessuno abbia risposto la numero uno, per questo sono stato cattivo. Gli applicativi non sono sì isolati dal punto di vista logico, è vero, perché il cluster è partizionato, vero. Però tenete presente che questo non è un isolamento che li impedisce di comunicare tra di loro, ok? Quindi non è un isolamento che va bene dal punto di vista di sicurezza. Ci sono concetti chiaramente avanzati, aggiuntivi, per garantire la sicurezza. Domanda ora numero 3. Come vengono individuati i pod che appartengono quindi al pool di bilanciamento, al pool di load balancing? Ok, quindi. Per fortuna la maggioranza ha risposto correttamente, quindi per mezzo dei selettori di labels, abbiamo detto i nostri labels, che sono delle coppie chiave valore, ci permettono quindi di filtrare, ok? E quindi di selezionare chi appartiene al pool di bilanciamento. Gli indirizzi IP non possono essere utilizzati, dal punto di, almeno direttamente, perché? Perché cambiano. E quindi non saranno costanti nel tempo. Poi chiaramente ci sono tecnologie avanzate che in realtà utilizzano anche gli indirizzi IP, ma questo non è il comportamento, diciamo, di base per quanto riguarda i service. Ora, domanda: quali sono le strategie di deployment di default? Quindi, come andiamo a rilasciare i nostri applicativi? Vediamo un po'. Ok, la maggioranza ha risposto correttamente. Rolling update e recreate. Ok? Abbiamo detto quindi rolling update di default è un rilascio graduale, senza downtime. Recreate era il rilascio più rapido, ma con downtime. Le altre due sono strategie di deployment che si usano e sono vere, sono esistenti all'interno dell'ecosistema, chiamiamolo così, quindi di CI/CD, ok? Ma non sono fornite di default da Kubernetes. Dobbiamo gestircele noi attraverso, diciamo, meccanismi più complessi. Ultima domanda sull'architettura. Quali componenti fanno parte quindi del nostro cluster? Forse anche questo sono stato un po' cattivo per confondere le idee. Quindi, a livello quindi, di architettura di alto livello, abbiamo ovviamente i nodi master, ok? Che sono il cervello, abbiamo detto, e i nodi worker, che ovviamente sono i muscoli che fanno girare i container. La kubelet, abbiamo già detto, è un agente, vero, fa parte dell'architettura,
In questo caso è l'architettura di più, diciamo, di dettagliata e quindi è l'agente che gira sui nodi worker. Vediamo un po'. Quindi il vincitore Riccardo. Bravo Riccardo, ma comunque anche gli altri sono stati bravi. Ok, quindi bravi tutti. Ottimo. La risposta più difficile quindi è stata la risorsa fondamentale, quindi il POG. Ok, ora vediamo quanto tempo ci rimane. Se riusciamo a fare ancora un 10-15 minuti, probabilmente riesco a fare anche, diciamo, la demo live. Che dite? Avete voglia della demo live? È sempre il più ovviamente bello, no? sì. Ovviamente sì. Quindi, ora, io ho creato, quindi, innanzitutto qua andiamo a aumentare un pochino velocemente il font. Questa demo durerà circa 10-15 minuti, quindi non tanto, però darà un'idea. Quindi non vi rubo troppissimo tempo. E poi magari possiamo, rimarrò ancora magari 5-10 minuti, se qualcuno volesse fare qualche domanda. Ok. Abbiamo quindi il nostro terminale, ok? Io ho creato un cluster Kubernetes e andremo a interagire con il nostro cluster Kubernetes attraverso il tool che si chiama kubectl, ok? Quindi un tool, quindi una CLI, quindi in italiano viene detta CLI, quindi Command Line Interface. Ora, per essere più rapido, mi vedrete scrivere K e qualcosa. Ogni volta che io scriverò K, ho messo un alias e starò praticamente eseguendo kubectl. Ok? Andiamo a vedere i nodi del cluster. Ho creato un cluster su Google Cloud, ok? E ho creato un cluster con tre nodi worker. Tenete presente che ho creato un cluster Kubernetes GKE, ok? Quindi Google Kubernetes Engine. Che è gestito e in questo caso vediamo solamente i nostri nodi worker, ok? Non vediamo i nodi master. Questo perché? Perché queste sono soluzioni gestite che quindi ci vanno a semplificare tutta la parte di operation. Ho tirato su un cluster con Kubernetes versione 1.21, ok? E per motivi di latenza, quindi per motivi quindi geografici, ho creato quindi questo cluster Kubernetes in un data center di Google che si trova a Las Vegas, okay? Che era il data center più vicino, diciamo, al Messico. Quindi, in questo caso, abbiamo visto i nostri nodi, possiamo vederne anche l'utilizzo di risorse. Allora, qua possiamo fare top nodes. E qua possiamo vedere quindi l'utilizzo di risorse sui nodi worker, utilizzo di CPU e utilizzo di memoria. Ok? In questo momento non c'è granché. Ora, abbiamo detto che abbiamo il namespace. Ok? Andiamo a vedere che namespace ci sono. Come vedete, il nostro cluster è partizionato. Alcuni namespace, come questi qua, sono namespace di default. E poi ho creato, diciamo, durante il testing di questo cluster, prima diciamo, della demo, ho creato un namespace di test. Ok? Quindi il nostro cluster è partizionato. Ora possiamo andare a vedere che so i pod che ci stanno su namespace attraverso kubectl getpod nel namespace, ad esempio, di sistema. E questi saranno i pod che ci sono forniti, ok, di default da Google Kubernetes Engine. Ora non è importante capire che cosa fanno. Vedete che abbiamo diversi pod: pod numero 1, pod numero 2, pod numero 3, ne abbiamo tanti. Questi, giusto per curiosità, sono dei pod che gestiscono la comunicazione di rete, ok, all'interno di Kubernetes. Abbiamo altri pod, ad esempio, che probabilmente avrete sentito già parlare di FluentBit. Mi permette per esempio di raccogliere il log di sistema, log applicativi. Anch'essi sono agenti che girano sotto forma di pod. E
e questi sono dei pod di default. Ora mi posso andare a creare un namespace, ok, e lo chiamiamo hook more, ok, mi vado a posizionare su questo namespace. Ora posso, abbiamo detto, anche il namespace è un oggetto, ok, dell'API REST di Kubernetes, e quindi posso fare ok kubectl, ok, get namespace, il nome del namespace, e come output me lo voglio prendere YAML. E come vedete, questa è la rappresentazione YAML del nostro namespace. API V1 di Kubernetes, kind namespace, ok? Quindi, ovviamente, tutto ciò che c'è, che viene gestito da Kubernetes, sono oggetti dell'API REST. Allora, abbiamo parlato di pod. Andiamo a creare il primo pod, in questo caso in maniera imperativa. In maniera imperativa significa andando a utilizzare quindi la kubectl nel terminale, per motivi di tempo ovviamente, ma andremo in realtà a crearlo anche in maniera dichiarativa, andandogli a fornire una definizione YAML. Quindi posso andare a dire che cosa? Voglio far girare un pod, ok? Kubectl run, ok? E voglio far girare un pod, web server Nginx, che mi va a prendere un'immagine Docker da Docker Hub che si chiama Nginx, ok? E questo lo applico e mi farà girare un pod, ok? Quindi, dietro le quinte, che cosa è successo? Verrà creato un pod che, come vedete, è in creazione, pod Nginx, in creazione. Andiamo a riprenderlo. In questo caso, come vedete, status running il nostro applicativo. Io non mi sono andato a preoccupare di prendere il container, fare Docker pull, farlo girare, dargli tutte le configurazioni. Questo verrà gestito da Kubernetes, ok? Chiaramente si potrà fare del tuning, ma per questo caso di base va bene così. Ovviamente questo pod Nginx può essere rappresentato come output, quindi meno o YAML. E questa è la rappresentazione YAML del nostro pod. Come vedete, un pochino più complessa rispetto a quella che io ho mostrato nelle slide, ma sicuramente riconoscerete almeno questa parte qua, le spec, le specifiche, container, quindi Nginx, ok? Che si chiama Nginx, come vedete. Quindi io vado, chiaramente andando in questo caso ad eseguire il comando, kubectl run nginx, dietro le quinte chiaramente viene generato la definizione YAML, viene applicata al cluster e il cluster si preoccuperà in maniera quindi dichiarativa di farlo girare. Chiaramente noi possiamo descrivere le risorse, quindi possiamo fare kdescribe pod e qua ci dà un sacco di informazioni aggiuntive, ci fa capire su che namespace siamo, su che macchina virtuale sta girando, ok? Ci fa vedere le label, ci fa vedere l'indirizzo IP, ci fa capire qual è il container runtime e quindi l'ID, ok? Ci fa capire qual è l'ID della nostra immagine Docker. Insomma, abbiamo tante informazioni che adesso, per via, diciamo, del tempo, non abbiamo il tempo di poterle analizzare tutte, però potete chiaramente andare a ispezionarle, studiarle con calma attraverso quindi il comando, ad esempio kubectl describe pod. Chiaramente mi posso anche loggare all'interno di un pod, quindi posso fare kubectl exec e quindi posso fare l'execute di un comando in maniera interattiva, quindi meno it, e il comando sarà eseguire una shell bash, ok? Ovviamente dovrò andargli a mettere il nome del pod, e in questo caso sono loggato all'interno del pod. E come vedete, se io scrivo hostname, non sono più all'interno del mio terminale, del mio computer. In questo caso, se metto per esempio hostname, come vedete, questo, sono nuovamente adesso all'interno del mio computer locale. Quindi ovviamente ci possiamo loggare anche all'interno di un container, così come facevamo quindi con Docker. Qua, per evitare disturbi, chiudiamo anche Slack.
Ok. Possiamo chiaramente cancellare il pod come kubectl delete pod nginx. Il pod in questo caso verrà cancellato. Se volessi generare la definizione YAML del nostro pod, potrei quindi eseguire, e questo vi sarà molto utile nella certificazione CCAD, ok? Quindi come Kubernetes Certified Application Developer. Perché? Perché non avrete il tempo per generarvi le definizioni YAML, quindi avrete solamente accesso al terminale e non avrete nemmeno un editor di testo, avrete solo il VI o Nano, ok? Quindi in questo caso un approccio che viene utilizzato spesso è utilizzare il terminale con qualcosa tipo kubectl, run nginx, vogliamo far girare l'applicativo nginx, immagina Docker nginx, con un dry run, quindi non viene eseguita sul cluster, e ovviamente un output YAML. Me lo metto in un file, ok? Quindi ad esempio lo chiamiamo nginx pod, ok? Posso aprirlo con l'editor di testo, e questa è la definizione che è stata generata. Come vedete, viene generato un pod con dei metadati, quindi label, quindi chiave, valore, il pod chiaramente ha un nome, specifiche, quindi abbiamo un container con un'immagine, un nome, e questa chiaramente è una definizione molto molto semplice. Poi possiamo applicarla al cluster con kubectl apply, in questo caso non più run, e le applichiamo il nostro file di YAML. Glielo applico e andiamo a vedere kubectl get pod, il nostro pod è up and running da 4 secondi. Quindi non stiamo imbrogliando, ok? Chiaramente possiamo assegnare anche delle label ai nostri pod, e quindi ad esempio io posso dire krun nginx 1, ok? E gli posso dire l'immagine sarà nginx, e gli posso andare a dare delle label, ad esempio app v1, ok? Facciamo girare un secondo pod con app v2, che si chiamerà ovviamente nginx2, solita immagine Docker. E in questo caso, se io faccio kubectl get pod, vedrò quindi nginx1 e nginx2. Posso però, il bello è, abbiamo detto, le label ci permettono di filtrare. Andiamo a prendere solamente app v1, quindi meno l per filtrare le label, app key, v1 value, ok? E quindi come vedete abbiamo solo nginx1. Se volessi filtrare su nginx2 andrei a fare kubectl get pod filtro su questo hashtag, su questa label, e come vedete in questo caso l'output è solamente x2, ok? Bene, andiamo a cancellare tutti questi pod e ora passiamo a che cosa? Passiamo alla creazione di un deployment. Avevamo detto che cos'è un deployment, ok? Deployment ci permette di avere un gruppo di pod, ok? Un certo numero di repliche, e ci permette diverse strategie di rollout, ok? Quindi andiamo a creare un deployment. Create deployment. Ok, il deployment sarà nginx, ok? Quindi kubectl create deployment si chiama nginx, parte dall'immagine Docker nginx del Docker Hub e c'ha tre repliche, ok? In questo caso mi voglio generare la definizione YAML e poi modificarla, quindi deploy nginx punto YAML. Vado di nuovo su Visual Studio Code e adesso abbiamo questo nuovo file. In questo caso questa è la rappresentazione YAML del nostro deployment. Il kind, come vedete, riga numero 2, è diventato deployment, appartiene a questa API REST e abbiamo delle specifiche. Tre repliche, il nostro selettore di label per capire chi fa parte del gruppo, e poi una strategia, abbiamo detto, di rollout, in questo caso non è specificata, quindi sarà quella di default,
rolling update, e poi il nostro deployment ha un container, il nostro container è Nginx. Andiamo ad applicarla al cluster. Kubectl apply meno f deploy. Ok, quindi in questo caso abbiamo creato un deployment. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Per il momento, nel momento in cui ho eseguito il comando, erano partiti 2 pod su 3. Ok, se lo eseguo nuovamente, dovrebbero essere diventati nel mentre 3 su 3. Andiamo a vedere in maniera esplicita i pod. E come vedete, guarda caso, ho esattamente 3 pod, il cui nome è Nginx più chiaramente un suffisso pseudo random, ok? Vado a cancellarmi un pod. E questo per farvi vedere che il deployment ci permette di avere sempre 3 pod up and running. E poi, una volta cancellato, come vedete, io ho sempre 3 pod. Però, come vedete, l'ultimo, questo, è partito 8 secondi fa, mentre gli altri sono un pochino più vecchi. Quindi non c'è nessun trucco. Ora andiamo a scalare il nostro deployment, ok? Apro un altro terminale, un altro tab nel mio terminale, e in questo caso qua vado ad osservare kubectl get pods in maniera periodica, quindi ogni 2 secondi questo terminale mi fa vedere i pod. Bene, torniamo al tab originario del terminale. Voglio scalare il mio deployment Nginx perché è arrivato il Black Friday, da 3 voglio 10 repliche. E come vedrete, come per magia, il mio microservizio verranno aggiunte adesso 7 repliche per arrivare a 10. Quindi io adesso cliccherò invio e andrò nuovamente in maniera rapida nel tab, questo qui, numero 2, e qui andremo a vedere, dopo aver applicato il comando, che partiranno altri 7 pod. Quindi via, tab numero 2, e piano piano, come vedrete, il nostro cluster andrà a convergere verso 10 repliche, ok? Quindi, come vedete, questo è lo scaling che magari vi dovrete fare se lo farete in maniera manuale nel Black Friday, per esempio. Situazioni o il click day che ha buttato giù portali della PA, della pubblica amministrazione, abbastanza noti, ok? Quando c'erano i bonus monopatini, quando c'erano i vari bonus, ok? Quindi sicuramente magari non hanno utilizzato bene questo tipo di tecnologia. Ora, possiamo scalare verso il basso per risparmiare risorse, perché il nostro click day è finito, abbiamo dato tutti i monopattini, e quindi ora, come vedrete, i pod andranno piano piano, verranno spenti 7 pod. Chiaramente questo non viene fatto in maniera casuale. La nostra intelligenza sa quali pod deve spegnere, quali è meglio spegnere per far sì che il nostro applicativo sia sempre reattivo e resiliente. Andiamo a vedere gli ultimi concetti, ok? E abbiamo praticamente finito. Ok, il concetto di rollout, ok? In questo caso siamo andati a prendere, abbiamo detto, se torno alla definizione YAML, siamo andati a prendere Nginx con l'ultima versione. Andiamo a specificare, ad esempio, un'altra versione, che so, la 1.19.6. Ok? Salvo e la applico al cluster. Che cosa voglio vedere? Voglio vedere il concetto di rilascio graduale che abbiamo menzionato nelle slide teoriche, il concetto di rolling update. Ok, quindi vado ad applicare la definizione YAML modificata, cliccherò invio e nuovamente mi sposterò su quel tab che in maniera sul secondo tab del terminale che in maniera live mi andrà a far vedere il rollout. Quindi invio, switch, siamo sul secondo tab e piano piano vedrete che partirà un pod, ne verrà terminato un altro, poi ne termina un altro, fino a quando gradualmente
ha fatto partire tutti i pod della nuova versione, 1 a 1 in questo caso di base, e spento tutti i pod vecchi. Durante questo rilascio, come vedete, ci sono almeno sempre 2 pod in funzione e quindi le richieste verranno sempre gestite, non ci sarà downtime. Questo chiaramente è un caso semplice di un applicativo stateless. Le situazioni rognose più difficili chiaramente arrivano quando ci sono situazioni, magari stateful, migrazioni di database. Chiaramente lì ci vuole un po' un chino più di attenzione. Ultimo concetto, ok? Possiamo creare un ulteriore deployment e poi davanti adesso andiamo a creare un bilanciatore virtuale. E dopo questo esercizio ci sarà una sorpresina. Ok, per motivi di rapidità mi vado a fare copy paste del comando, ok? Quindi mi vado a creare un nuovo deployment. Il deployment si chiama Simple App. Va a prendere un'immagine dal Docker Hub che si chiama Simple App e ne fa partire 3 repliche. Benissimo. Quindi i miei pod, come vedete, sono partiti. Andiamo a esporre il nostro deployment attraverso un bilanciatore virtuale. Quindi andiamo a creare un service con il comando kubectl expose deploy simple app. Ok? In questo caso, come vedete, mi dice service exposed. Ok? Quindi kget service. E come vedete, è stato creato un bilanciatore virtuale interno con un suo indirizzo IP interno al cluster Kubernetes di tipo stabile. Ora, l'ultima parte cos'è? Voglio mandare una richiesta HTTP al nostro load balancer, al nostro bilanciatore. Il nostro load balancer andrà a inoltrare il traffico ai nostri pod, ok? Con un algoritmo di tipo random. Quindi, per far questo, i nostri pod, come abbiamo detto, sono questi 3, Simple App, ok? Mentre questo è chiaramente l'applicativo precedente. Andiamo a far girare un pod d'appoggio, mi vado a loggare all'interno di esso, il pod si chiama BusyBox, ma questo non è importante. Quindi siamo all'interno di un pod di aiuto, un pod helper, ok? Da questo pod facciamo partire una richiesta HTTP mostrandone l'output, andandone a prendere il nome DNS del nostro bilanciatore. Abbiamo detto porta 8080, come vedete qua, stavamo utilizzando la porta 8080. Andiamo a mandargli la richiesta HTTP. Questo è un web server che mi risponde con un messaggio di hello, hello world from, e mi dà l'hostname del pod. Questo perché io ho voluto mettere l'hostname? Perché io adesso voglio eseguire questa richiesta HTTP 3-4 volte e voglio dimostrarvi che passiamo attraverso il bilanciatore. Quindi il bilanciatore andrà a inoltrare le richieste HTTP ai vari pod e come vedete l'hostname, quindi il nome del pod, cambia. T2FDP 4ZV W87, nuovamente quindi T2 4Z, come vedete, cambia, non risponde sempre allo stesso pod.